con i nostri organizzatori. Beatrice, Greta. Sì, sì. Il mitico Camillo. Quella dieresi sulla O mi raccomando, eh. Chi suela? Dicevo prima, qui dove correvano tutte le mura. Ok. Quindi in sostanza al di fuori delle mura non c'era niente, perché il paese vero proprio era all'interno. Ciao! Dalla Valtidone? Ciao dalla Valtidone! Ai massimi livelli. Andrea, dove pensi questo blog tour? Top. Salve, buongiorno, scusate. Facciamo solo la foto perché non siamo nel posto e allora è una particolarità. Ma scusate, la nostra avvocata coincide con l'antica nostra di Borgonovo. Grazie. E facciamo la festa della chiscela. Passeremo dal Vareto, andremo in Vico Marino, Salamandelli e poi scenderemo e andremo a Trevozzo, dove ci fermeremo per il punto ristoro, il punto Batarè. Castello che è stato costruito per scopi difensivi, chiamiamolo castello di difesa. Thank you.
nostro Floret. Il Floret è un nome di fantasia, ovviamente, perché è una mescolanza di due nomi, che è Rosé e la Flora. La Flora è questo dipinto in etichetta che ci ha omaggiato Ulisse Sartini. Uva che nessuno sapeva come si chiamasse, era l'altra uva che in inglese era l'altra uva che in dialetto è stato storpiato e battezzato come ortrugo a tutti gli altri. 3DOP, coppa, salame, pancetta. Lui è il nostro, non dico cavallo di battaglia, ma lo voglio dire proprio perché andiamo nel piatto con la piccola al cavallo. Andiamo a lavorare. Eho! Eho, eho! Eho! Andiamo a lavorare. No, perché diciamolo, abbiamo mangiato una torta intera in quattro. Buonissima, complimenti alle ragazze che l'hanno fatta, tutto buonissimo. Una torta è andata. Poi il grappolo che poi si differenzierà. Il castello di Montalbo dovrebbe essere nato nel più o meno 1100 come roccaforte di difesa. È stato riprogettato e è stato votato a dimora signorile. Si parla dei Conti Scotti. Bene, e poi annusati le mani. Non aspettarti il profumo, il classico profumo della lavanda, è diverso. Forse ricorda leggermente il rosmarino. Sì, è vero, più rosmarino. Minuti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. È un piatto tipico della nostra tradizione e in genere viene fatto per recuperare il pane raffreddato, quindi è una base di farina e pane bagnato semplicemente con l'acqua.